voi conoscete, non sono io qui a spiegare a voi la grande truffa della cosiddetta moneta attuale, di cui il grande economista Galbraith, se mi sbaglio, della Harvard University, no? Più grande autorità, dice: il modo in cui le banche creano il denaro è così incredibile che la mente umana si rifiuta a crederlo. La truffa del denaro è così grossa che la mente umana si rifiuta. Pensare veramente che letteralmente la banconota di 100 euro costa alla banca centrale europea 3 centesimi e la vende allo Stato a 100 euro più interessi, e che voi dovete pagare non con soldi che voi fate alla fotocopiatrice, ma con ore di lavoro che sono sulla fronte, è una cosa incredibile. Normalmente la mente si rifiuta a accettare questo fatto, però oggi lo scopre la grande massa, e ancora fa fatica, si risente solo gli effetti, ma il magistero ecclesiastico l'aveva ben, e purtroppo devo dire con Pierluigi, aveva ben condannato. Io prendo l'ultima grande enciclica, cioè atto di magistero ecclesiastico, in cui Papa Pio XI nel 1931 dice le cose seguenti. Parla della concentrazione della ricchezza. Voi sapete la cosa del anno e la famosa enciclica nel Giubileo dell'Aereum Novarum, che fa il punto della situazione, cosa è successo nel mondo dopo quella grande parola di Leone XIII nell'Aereum Novarum, fa il punto, però poi fa anche la critica della situazione attuale, parlando della concentrazione della ricchezza. In primo luogo, scrive il Papa Pio XI, ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e facimento. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il denaro, la fanno da padroni, onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare. Forse ci sarà fra poco la tassa sul respiro. Questo non lo dice Baffetto, questo lo dice il successore di San Pietro. E purtroppo è una grande realtà, è una grande verità, di cui però dobbiamo fare il punto oggi. Ci dobbiamo chiedere come mai queste parole, che dal 1931 al giorno d'oggi sono diventate, tra virgolette, più vere che non lo erano nel 1931. Non c'era ancora la Banca Centrale Europea. Bisogna, e concludo questo primo punto molto drasticamente, poi magari possiamo continuare a parlarne in un dibattito. Purtroppo, devo dirlo, i vertici della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, già prima del Concilio forse, ma soprattutto con, sono diventati anche loro schiave dell'usurazione mondiale, per non dire, e apro una parentesi, il cardinale Josef Ratzinger queste teorie le ha studiate a fondo, ha partecipato più di uno di questi convegni, ha fatto venire il massimo esperto Giacinto Auriti e si è fatto spiegare per ore 5 il problema, e questa stessa Chiesa che il Concilio Vaticano II ha relegato la religione nella sfera privata, dicendo lo Stato deve essere laico, questa stessa Chiesa, io la chiamo del Concilio Vaticano II, che incensa con piccole critiche la democrazia americana, è strano, che si è propagata in questi ultimi decenni come la difendrice della povertà, dei deseritati, tace sul massimo latrocinio mondiale. Sapete che questo è?
signor Abramovic, una domanda riguardo il signor Ratzinger, in merito al fatto che l'eroico Giacinto Riti quindi è stato 5 ore con il signor Ratzinger. A questo punto, dopo 5 ore con Riti, penso che qualsiasi essere umano abbia capito la questione. Non ho ben capito, lei, Monsignore di Crotone, fate divulgazione di questa cosa. Non ho capito se il signor Ratzinger la fa e qual è la sua posizione, insomma, qual è la posizione di Joe Ratzinger. Io mi sono limitato a dire che la posizione del chiamato signor Ratzinger è quella di tacere in conoscenza di causa. Da uomo pubblico penso basta dire questo. Non so se mi sono spiegato. No. Ripeto. La mia posizione e traduzione è quella da uomo pubblico che, perché anche sovrano Stato, non dimentichiamo, oltre che successore di San Pietro, lui è uomo pubblico, in conoscenza di causa di questo latrocinio universale, perché non voglio più utilizzare la parola che per Luigi non va bene, ma di questo latrocinio universale, tace. Da una chiesa che si vuole nuova perché è Vaticano secondista e voleva centrare tutto sul lavoro, sul sociale. Allora, incende tutto il suo sociale, le tue piccole sociali sono derubate, tu taci. Anche questo,